E vi presento anche Elena Bannicova, che si è chiesta del perché una pietra cade, del perché i corpi celesti si muovono. E la conversazione è dedicata alla storia dei tentativi di rispondere a queste domande, cominciando da Aristotele. Vedremo anche cosa ne pensava Galileo e come Newton ha spiegato il fenomeno, sino ad arrivare alla brillante congettura di Einstein sulla gravità. Un cammino lungo e tortuoso di ipotesi, errori e successi, dalla nascita della scienza alla prima fotografia di un buco nero. Ringraziamo Elena per essere qui con noi e le passo la parola. Ecco, scusate, intervengo io per dire che la professoressa Bannicova dell'Università di Kharkiv, che ci ha raggiunto in Italia, parla benissimo il russo e anche l'ucraino. Se volete la conferenza in russo o in ucraino, non c'è problema. Lei la farà in inglese però, ma per quelli di voi che non sanno l'inglese, io tradurrò in italiano. Thank you, Massimo. In the first, I would like to tell thanks for this invitation of this festival to organizers. I am from Ukraine, as already was said, and I also would like to tell thanks to Italian National Institute for Astrophysics, who helps Ukrainian scientists to continue to work here and to avoid to be now in Ukraine in this complicated situation. Mi sentite senza microfono? Sì. Sta ringraziando di essere qui e ringrazio l'Istituto Italiano di Astrofisica che sta aiutando gli scienziati ucraini a continuare a vivere come scienziati. Okay, I will talk about gravity. Of course, this is a long story, very interesting, but I will make only some main steps in this very interesting investigation. Parlerà della gravità. La gravità ha una storia lunga che è data a molto tempo fa, ma lei cercherà di farlo, questa è una promessa, cercherà di farlo senza, quindi finirà verso le 8, 8 e mezzo stasera. So, I don't understand how it's translated, but I think it's okay. And I would like to start from this beautiful, very known fresco of Raphael, the School of Athens, where you can see many known Greek philosophers. And in the center, you can see Plato and Aristotle. Parte da un affresco di Raffaello, che è la scuola di Atene, che si trova nelle stanze vaticane, e qui vedete rappresentati in particolare due personaggi che sono Aristotele e Platone. Maybe it's better if you will tell using this device. No, no, come on. So you can see here Plato, who taken hand in his hand the very famous book Timaeus. This is cosmological book, and also you can see that his hand, he points by his hand on the sky. And in opposite, you can see Aristotle, who hang in his hand Ethic, and he use his hand such a way that it looks like cover of the earth. So this is opposite direction, even the books in opposite plane. Allora, vedete le due diverse posizioni. Platone ha il dito alzato, non sta chiamando un tassì, sta indicando il cielo e porta in mano il libro di Timeo, il grande libro sul cielo, dialogo di Platone sul cielo, mentre Aristotele sta puntando a mezza via tra il cielo e la terra e il suo libro è l'Etica, e anche questo è importante, la differenza tra un libro legato al cielo e il libro invece Etica che lega il cielo alla terra. So this is represent the different view of this philosopher on the knowledge of the understanding of the world. Why Plato show in the sky? Because he believed that, of course, all of the Greek philosopher had the same goal, to find the truth. Plato believed the truth is located above
even above than the sphere of the fixed stars. This is the world of ideas. Sta dicendo entrambi i filosofi si riferiscono alla verità, alla ricerca della verità, che è il mestiere del filosofo, che poi ci riescano noi. Platone sta guardando al cielo, Aristotele invece sta guardando più in basso. In contrast of Plato, Aristotle believed that the truth we need to find among the people. So to find, to investigate the things around people. And this is differences between these two philosophers. Sorry, say it again? I was that in contrast of Plato, Aristotle believed the truth among the humans. And we need to try to find the truth to investigate the things around. Platone cercava la verità nel cielo, la verità nelle idee, mentre Aristotele la cerca anche sulla terra, diciamo, nei fatti. Quindi più un fisico, con, diciamo, un fisico teorico contro un fisico sperimentale. Yeah, right, I understand. So, really, I can tell that, no, but not obviously, because exactly here I would tell that Aristotle was a really theoretician. Here you can see some of the books of Aristotle, some of them three books from Corpus Aristotelium, which is known. And you can see metaphysics, physics on the heavens, and meteorology. For example, qui vedete la produzione filosofica di Aristotele che va dalla metafisica alla fisica. Sul cielo è la meteorologia, che è una cosa che ha a che vedere non col tempo buono o cattivo, ma ha a che vedere con il comportamento delle cose sulla superficie della terra. Aristotle used to really I can tell that from some point Aristotle was created the science in sense that he used the deduction method to investigate the nature. And even if we will consider now the modern, the recent investigation, for example, the thesis of PhD student, PhD thesis, we can also remark this, because in the first we clarify subject of investigation, object of investigation, this is metaphysics. After this, some theory, this is physics. After this, to apply it to stellar objects, for example, to the sky, and this is, it was Aristotle, also to use it to investigate the phenomena on the earth. This is not Plato, because Plato believes that this is not a point to investigate, but this is Aristotle. Avete capito che lei ama Aristotele. Aristotele parte, come per uno studente universitario oggi che deve fare la tesi di laurea, parte dalle idee, dalla metafisica, dalla formulazione di un'idea, passa attraverso la fisica per arrivare alla verifica sperimentale, guardando il cielo, guardando la terra, differentemente da Platone, che invece è convinto che tutto ciò che noi sperimentiamo sia semplicemente la pallida imitazione di quelle che sono le idee, che sono la verità. So I can tell that from this point of view, from this methodology, we continue to work in this methodology to investigate of the nature. But of course, as we know, Aristotle worked in geocentric system of the world, but he proved beautifully. And very, I liked the book, which you can see here, On the Heavens, because you can find the beauty of the mathematician, not mathematician, of course, he didn't use a formula, I mean a theoretical building which he made. Aristotele investiga, sta vivendo una cosmologia geocentrica, con la Terra al centro del mondo, e di questa cosmologia lui dà delle splendide dimostrazioni, anche se sono sbagliate poi alla fine, ma le dimostrazioni spesso sono sbagliate perché sono sbagliate le osservazioni, diciamo, è sbagliato il punto di partenza, ma per il resto la metodologia è ancora valida, diciamo. Quindi un grande maestro.
What was important that Aristotle diverse the different region in the world. So the region below the sphere which corresponding to the moon, as a region above the sphere which belong to the moon. So this is the first. Allora, il mondo di Aristotele è diviso in due parti. Voi dovete pensare alla Terra al centro e poi tutto il resto, la Luna e i pianeti, e la Luna, la sfera che contiene la Luna, al centro della quale è la Terra, definisce il confine tra due mondi diversi, il mondo terrestre che si comporta in un certo modo e il mondo celeste che si comporta in un altro. About gravity, of course Aristotle didn't use this term gravity, but he believed it was like his primary hypothesis that all bodies, we talk about bodies under this sphere of the moon, all bodies has some properties to be light or to be heavy. And if the body has a property to be light, this body will try to reach above, to go above straight away. If the body heavy, in this case, this body will try to reach, to go up, down. Up, down. Allora, Aristotele, riguardo alla gravità, Aristotele non usa questo termine, gravity, non parlava inglese Aristotele, he didn't speak English, ma si riferisce a una proprietà dei corpi che è associata alla natura del corpo. Ci sono dei corpi pesanti, chiamiamoli così, che cadono verso terra, e dei corpi leggeri invece che tendono ad andare verso l'alto. Questa è la teoria che lui costruisce. And the opinion of the Aristotle was that each body wants to reach his natural place. For heavy body to reach this natural place was the center of the world. And the center of the world, he believed, coincide with the center inside the Earth. This is, was the center of the Earth. Allora, i quattro tipi elementi sulla Terra, terra, aria, acqua e fuoco, tendono ad andare verso i loro luoghi naturali, quelli pesanti verso il basso, come abbiamo detto, e verso l'alto quegli altri. Ma basso e alto cosa? Il basso è verso il centro della Terra, l'alto è in direzione opposta, perché il centro di tutto è il centro della Terra, questo secondo Aristotele. Now I want to jump from Aristotle to another very famous, not physicist, but very famous person. This is Leonardo da Vinci. I would like to consider this very interesting experiment, which was described in the Forster codes. And from the point of gravity, this is interesting. Here you can see just describing of this experiment. This is so-called Gedanken experiment, thought experiment. We use this thought experiment when we can't to use real experiment in reality. Allora adesso facciamo un salto di molti secoli, passiamo direttamente da Aristotele, che ricordate faceva cadere i gravi verso il centro della Terra, cioè il grave tende ad andare verso il centro della Terra, andiamo verso Leonardo da Vinci, il quale nel codice Forster descrive un esperimento mentale estremamente interessante. Che cos'è un esperimento mentale? Explain what yes, I will explain now, ah, yes. Yes, I just now I will explain this experiment because it's interesting. But by the way, I would like to remind that the best in the thought experiments was Albert Einstein. He used it to demonstrate and to obtain very important theoretical points in general relativity. Very famous experiment with elevator, very famous experiment with a rotation disk, because in other case you will not use this experiment in reality. Allora, il forse più brillante esempio di esperimento mentale è quello che ha condotto Albert Einstein a formulare le sue teorie. È un esperimento detto mentale, se non viene eseguito
perché magari non è semplice o perché magari non è necessario, ma che conduce a formulare poi un pensiero che si traduce in una legge fisica. What's really described in this calls by Leonardo da Vinci? Very interesting. He considers the Earth with a tube along all the Earth, so you can see here as an empty space. Let's put some heavy body, and let's consider how this body will move inside this tunnel. And if Leonardo could think in framework of the Aristotle of the picture of the world, it should be like this. So the body move, but in the center of the Earth, this is center of the world. And in this case, body should be stopped there, because the body found the natural place, which is the center of the universe. Allora, l'esperimento mentale che fa Leonardo da Vinci è di una terra sferica sulla quale viene scavato un pozzo, quindi necessariamente un esperimento mentale che non lo potete fare, uno pozzo che la attraversa tutta in maniera diametrale, quello rappresentato nella figura, e poi prende un peso, lo lascia cadere in questo pozzo profondissimo e si domanda come questo grave si comporta. L'idea è che il grave, secondo Aristotele, raggiunga il centro della Terra e lì si fermi. The interesting point that Leonardo da Vinci started to think about this, and he wrote, if we come back to this text, that look, but what is the center of the world and center inside of the Earth? This is just point, this is nothing. We understand that if the body will fall down, yes, in this tunnel, and when the body reach and the velocity increase, so, and when the body reach the center, he will continue to move. And Leonardo da Vinci understood this, so it will be like this. Of course, this animation doesn't show the change of the velocity, the acceleration. So the maximum velocity will be in the center. After this, the body will decelerate and to reach the end of the tunnel, and after this to come back. It will be some oscillation, and now we know that it's a very simple problem which can be solved by students, and now it's also a problem called like a gravitational tunnel. Galileo Galilei ci pensa, continuo a dire Galileo Galilei, Leonardo da Vinci ci pensa e dice no, non mi convince l'idea che il grave ha raggiunto il centro della Terra, si fermi, come dovrebbe nella filosofia aristotelica perché ha raggiunto il suo luogo naturale, quindi ha raggiunto il luogo dove dovrebbe andare, e invece, pensa Leonardo da Vinci, a causa della velocità che ha, visto e considerato che questo punto è solo un concetto, non è un oggetto fisico, è un centro, ma non è un oggetto fisico, il corpo raggiunto a questo punto, avendo una grande velocità, continuerà con quella velocità, perdendola progressivamente, ad andare dall'altra parte attraversando tutto il pozzo e poi effettuerà una sorta di lunga oscillazione attorno a questo centro. È una novità. I already start to understand a little bit Italian. So I would like to say that that's all right. So I would like to say that Leonardo da Vinci anticipated key concepts of mechanics and gravity. I think, of course, Leonardo da Vinci was busy all the time, so he painted, he invented. I'm sure that if he could be concentrated with this problem, maybe he will continue and reach some much more result. But of course, the more important result in mechanics, when I say about gravity, of course we say about mechanics. The motion, the moving of the body under the influence of the forces, and in a particular case under influence of gravity. And the influence, of course, the huge influence was made by Galileo Galilei and Isaac Newton. Allora, Leonardo da Vinci anticipa i concetti della dinamica moderna, dinamica che poi verrà sviluppata
da Galileo Galilei e da Newton, cosa si intende per dinamica? Il comportamento dei corpi sotto l'azione di alcune forze. Ma Leonardo da Vinci aveva altro da fare, era un grande pittore, un grande architetto e così avanti, quindi non è un matematico che approfondisce con il linguaggio della matematica questi concetti, questi verranno approfonditi idealmente da Galileo e poi portati avanti da Newton nei Principia. Of course, I can talk a lot about Galileo Galilei, you understand. But I would like to only to remark that Galileo prepared some background for Isaac Newton. In the first, we know that Galileo discovered many things. For example, here you can see the moon. He discovered that moon has mountains and craters the same like on the Earth. And already he understood that maybe the celestial bodies composed of the same material like Earth, because it looks like Earth. He also discovered the satellites on Jupiter. He found four satellites on Jupiter, and he also made the conclusion that looks the circle motion, this is not obviously around the Earth, but also can be around the another solar bodies. Allora, Galileo Galilei fa molte cose. In qualche modo anticipa in molti modi diversi quello che poi sarà lo sviluppo successivo della fisica. In primo luogo scopre che la Luna ha le montagne. Voi direte, vabbè, perché questo è importante? Perché nel mondo greco si pensava che i corpi celesti fossero perfetti, invece la presenza di montagne indica una imperfezione e quindi indica che il credo greco non era così convincente. D'altra parte scopre anche i cosiddetti pianeti medicei, cioè i quattro satelliti principali di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto. E questo ha di nuovo una conseguenza nella falsificazione del pensiero greco, perché Aristotele riteneva che primariamente ogni corpo celeste dovesse ruotare attorno alla Terra. Se se ne trovano alcuni che non ruotano primariamente attorno alla Terra, può non voler dire niente, ma sicuramente vuol dire che Aristotele ha torto. You say much more than me. So, what is important that Galileo prepares this background in sense that maybe the law on the Earth can be the same the laws above the circle which is related with the moon. This was important for Newton, who finds the connection between falling down of the just apple and the moving of the moon. This is very known as a universal law of gravity of the Newton. Allora, questa intuizione di Galileo Galilei che lo portava a ritenere che il mondo terrestre, al di sotto della sfera della Luna, non fosse poi così diverso dal mondo celeste, mentre lo era enormemente per la filosofia greca, anticipa il lavoro di Newton, il quale, identificando nella stessa forza ciò che fa sì che una mela cada dall'albero verso terra e la Luna resti agganciata alla terra, porta al primo passo per la unificazione del cosmo sotto un'unica fisica. Questo è molto importante, quello che ha detto la professoressa Bagnikova, perché è l'unificazione tra i due mondi. È la prima volta che il mondo terrestre e il mondo celeste vengono trattati allo stesso modo. Grazie. Really it was important. And the result of this construction of the universe law of gravity created the possibility to predict the existence of new planets, new planet. It was really important because the first in the history of humans, the first this planet was predicted, and this is Neptune. Neptune was discovered by Urban Le Verrier, and it was such a way that he investigated the motion of planet Uran.
And he remarked that planets move such a way that it looks like Samsung influence on the orbit of this planet. And using Newtonian law of gravity, Newtonian classical theory, he calculated where exactly and how and which planet can influence on the motion of Uran. And he predicted, and immediately this planet was discovered, this planet Neptune. La teoria della gravitazione di Newton ebbe grandissimi successi, forse uno dei più clamorosi è la scoperta di Nettuno sulla base di una pura considerazione teorica. Era stato scoperto Urano si muoveva secondo il suo comportamento, uno lo osserva, e però si poteva anche calcolare sulla base della teoria newtoniana dove avrebbe dovuto andare, e non andava dove avrebbe dovuto andare. Allora la domanda è: perché diavolo non segue le leggi di Newton? Perché sono sbagliate? Qualcuno disse no, non perché sono sbagliate, ma perché c'è un perturbatore, c'è qualcuno che lo tira un pochino per la coda e gli fa fare un cammino leggermente diverso. Se questo fosse stato vero, sarebbe stato un clamoroso successo per Newton. Ed effettivamente è vero, perché si è trovato Nettuno, che è il perturbatore dell'orbita di Urano. Quindi un clamoroso successo. Yes, and we call it planet, which was discovered on the tip of the pen. And it was really important, and it was apotheosis of Newtonian theory. But, there is always but it was some problem, because Leverrier, the same investigator who discovered Neptune, he continued to discover another planet. And he discovered that something strange with Mercury. Mercury is nearest to the Sun, the planet. When he discovered this motion of this planet, which should move on elliptical orbit near the circle, it looks like, of course, other planets influence on the motion. But he couldn't explain everything. Some small value, so here you can see on the picture above, you can see orbit of the Mercury, I exaggerate, you can see this precession of the ellipse due to influence of another planets. And he discovered that some little value, just 30 seconds per century, he can't be explained in the Newtonian theory. Can I change the direction? Il successo clamoroso ottenuto da Leverrier per quanto attiene a Nettuno non trova riscontro invece su Mercurio. E questo è interessante perché Mercurio si muove, fa delle cose, diciamo, anomale, che però la meccanica di Newton riesce a spiegare quasi alla perfezione, a meno di un cincinin, una piccola cosa che non si spiega bene, ma è una piccola cosa. Allora la domanda è: questa piccola cosa è di nuovo dovuta a un perturbatore che fa sì che Mercurio non sia libero di muoversi come gli pare, oppure a qualcos'altro? Beh, questa volta è oppure a qualcos'altro. Non è un perturbatore, ma è un difetto nella teoria. E questo, se la professoressa Banico mi permette di aggiungere qualcosa al suo dire, è il bello della fisica, perché il bello della fisica è quando si trova qualcosa che non torna. Ok, I think that everything is okay, you translated. And now we are together with Massimo, we are working together, and we wrote the book about celestial mechanics, so of course we already understand each other very well. And here I immediately jump to general relativity, because this problem with the motion of Mercury became to be explained in framework of general relativity, which was created by Albert Einstein, you can see this years. And what is the meaning of the main goal of general relativity? Of course, to describe gravity, and here, of course, again, we can tell a lot about general relativity. But the main idea that gravity coincides with the
curvature of space and time. So here you can see, for example, Sun and Earth. We can't imagine the three-dimensional space, curved space. We can consider it only on the example of the surface. Sorry. So because I have to learn by heart what you say. Allora, questo esempio di Mercurio e del suo moto peculiare ci porta direttamente alla relatività generale di Einstein, che risolve il problema, ed è una teoria superiore a quella di Newton, che incorpora la teoria newtoniana, ma la migliora. E dov'è il miglioramento logico in questa teoria? È nel considerare la gravità non come una forza, ma come una deformazione dello spazio-tempo, cioè come un effetto della geometria nel moto dei corpi, i quali a loro volta determinano la forma della geometria. Quindi è uno scambio doppio. La geometria determina il modo in cui si muovono i corpi, la geometria dello spazio-tempo, e la posizione dei corpi determina come è fatta la geometria. In this theory in general relativity appeared new kind of object. And this is really strange object. This is so-called black holes. You can see art representation of such a strange object. This is, if we will give the determination of this object, this is object, region of the space-time, with a strong, very strong gravity, such a way that nothing, even light, can leave this region. And this object characterized such a call of event horizon. So this is radius of the black holes, and inside, which depends for the for one of the solution only on the mass, and nothing, even light, will not leave this region. Okay. Allora, la relatività generale, tra le tante cose, introduce come concetto un nuovo ente fisico che prende il nome di buco nero, black hole in inglese. Questo black hole ha una proprietà straordinaria, che come ogni altro corpo possiede un orizzonte degli eventi, cioè possiede un'ideale superficie geometrica che lo circonda, tale per cui se tutta la massa del corpo è all'interno di questa superficie, niente può fuggire da essa, nemmeno la luce. Allora, i corpi ordinari hanno un orizzonte degli eventi che è molto più piccolo del corpo stesso. Il buco nero invece è contenuto interamente nel suo orizzonte degli eventi e conseguentemente è un luogo da cui non fugge più niente. Cioè è una strada a senso unico. Solo la roba può solo entrare, ma non riesce a uscire, un po' come le... Okay. Yes. Here you can see the picture of Einstein and exactly the equation. This is equation of gravity in strong field in empty space. It looks very simple, only three letters, R, I, K, and equals zero. Very simple. But believe me, this equation, this is even not one equations. This is system of equations. And you have also equations which are near to this formula. Exactly black holes, mathematically, black holes appear from these equations. And it was a problem, because when you solve this equation, you try to find the solution of this equation, you discover that there is some strange, some singularity. Singularity, this is when we divide on the zero, and mathematicians and physicists doesn't like this. It looks like a defect of the theory. And there is a question, this is defect of the theory, or this is real object? Try to. Why you're looking at me? Questa l'equazione che vedete scritta su questa immagine, dove si vede Einstein, in realtà Einstein non ha risolto quella. Don't remember, you can ask me. No, I remember. I think.
questa l'ha risolta un suo amico che si chiamava Schwarzschild. Questa è così semplice, vedete, tre lettere, un paio di indici, ma in realtà nasconde una matematica molto, ma molto, ma molto complicata e delle soluzioni molto, ma molto, ma molto interessanti. La relatività generale è difficile dal punto di vista formale, ma è ancora più difficile dal punto di vista della comprensione. So it was 100 years of discussion. Does this object exist in reality? And this is problem of theory, and we need to do something with this. Even I remember, I know physicists who didn't believe and said, oh, we don't believe now, and said, no, this is maybe the defect of theory. But maybe... Sorry, because this is a key point. You touched the key point. Questo è un punto fondamentale. C'è una teoria matematica, che è la relatività generale. La teoria, scritta in un certo linguaggio, che è il linguaggio della matematica, come aveva detto Galileo Galilei, si può elaborare in modo tale da produrre degli enti. Ma questi enti sono reali o non sono reali? Attenzione, la realtà ha due valori. Può essere una realtà effimera o può essere addirittura una non realtà, cioè non ci sono. Allora la domanda è, i buchi neri che erano stati trovati risolvendo l'equazione che avete visto prima, esistono davvero o sono soltanto il frutto di un giochetto matematico molto difficile, molto intelligente, ma assolutamente inutile? Grazie. Maybe... All of you know that about this very important result, the first picture of a black hole, which was announced in 2019, and it was everywhere in internet. But I immediately can say I am astrophysicist, and from the point of astrophysicist about this problem, does it, this object really reality or not, even if we couldn't have this object in theory, we needed this because we really investigate very strange object which needs the existence of such object like black holes. Avevo dimenticato di dire una cosa che aveva detto la professoressa Bagnikova, che il buco nero rappresenta una singolarità in fisica. La singolarità è una cosa che i fisici odiano, ma persino i matematici odiano. Per esempio, 1 diviso 0 è una singolarità, e ci hanno tutti insegnato a scuola che non va bene perché 1 diviso 0 uguale x, uno fa 1 uguale x per 0, quindi x vale qualunque cosa. Quindi non va bene, però dal punto di vista formale dovrebbe esistere un corpo talmente piccolo da essere singolare e da essere racchiuso nel suo guscio, che si chiama orizzonte degli eventi. Bene, ci credete? Quando noi studiavamo all'università, la professoressa Bagnico è marginalmente più giovane di me, noi non lo sapevamo ancora, ma adesso abbiamo addirittura avuto la fotografia di un buco nero, e avete visto l'immagine della festicciola che è stata fatta per premiare questa scoperta. E che i buchi neri esistano è dimostrato da questa immagine, dove avete il centro. Ah, you didn't say about the methodology? Ah, you mean about this one? Yeah. So, in this case, I will continue also to talk much more. Okay, so what I would like to say, which picture it was obtained due to this investigation? Ah, yes, and I say because I forget what I wanted to say. This is center of galaxy M87. Why I say that from the point of astrophysicist, I should be believe in existence of such a kind of strange object, because we discovering the so-called active galactic nucleus, quasars. We can see the object which product so energetic things. For example, here you can see this galaxy, and you can see so-called jets. So the galaxy, this is the small point.
and this is long jets which product in heart of the galaxy. So the galaxy is a billion stars, that's just a small point. And it means that inside of this galaxy, in the center, there is something really powerful to product such a kind of outflows. Allora, lo stesso Einstein non ci credeva ai buchi neri, e non era il solo. I grandi astrofisici pensavano che fosse un difetto della teoria. Viceversa abbiamo scoperto i buchi neri. Un esempio lo vedete in questa galassia, questa si chiama M87, è la galassia più brillante dell'ammasso della Vergine. Al centro di questa galassia, vedete quel puntino luminoso? Quello è il nucleo della galassia, e vabbè, la galassia ha un picco brillante, va bene, che problema c'è? Se non che da quel picco brillante fuoriesce un getto di materia rettilineo che è lungo la bellezza di 5.000 anni luce. Quindi è una cosa mostruosa. Com'è possibile che esista una macchina capace di produrre un oggetto del genere? E allora questi nuclei galattici attivi sono quelli che hanno per la prima volta evidenziato la presenza di supermassive black holes, cioè di buchi neri supermassicci. Yes, exactly. So here you can see the art representation. For example, I'm working with such a kind of objects. What exactly in each object has each galaxy, almost each galaxy in the center has a supermassive black hole. Supermassive, it means the mass of this black hole is can be million or even billions of masses. And under gravitational forces, the matter falling down on the black holes, we have angular moment, so such a kind of accretion disk formed, and as a result, this accretion disk create the emission. And the galaxy very far from us, but in any case, they so bright in optical band and in other bands of wavelengths, and we can see this far object due to the influence on the black hole on environment. Allora, la professoressa Bagnicova ci ricorda che lei lavora scientificamente sui nuclei galattici attivi, che sono situazioni fisiche assolutamente straordinarie, perché sono generate dalla presenza nel cuore di una galassia. Vi ricordo, non l'ha detto la professoressa Bagnicova per brevità, ma una galassia è un agglomerato di, diciamo, 100 miliardi di stelle che girano attorno al centro, ma questo centro non è un punto geometrico, è un punto fisico, cioè è un buco nero, e non è un buco nero della massa di una stella, non è il buco nero prodotto dal Sole, per così dire, ma è un buco nero prodotto da milioni di soli, ecco perché si chiama supermassive, molto massiccio, diciamo. E la presenza di questo organismo strano fa sì che i nuclei delle galassie dove questi organismi sono presenti, facciano cose assolutamente strane ed eccezionali. Buco nero, right? Supermassicco. No, so, mangio tanto. So, I would like to try to talk something in Italian, but it's not succeed. Okay. I would like to also add that here you can see that this really monster. So, to product, this is like an engine. Black hole eat the matter, and to provide this high luminosity, the black hole, for example, in this galaxy, which was under investigation, need to eat something like a few solar masses per year. So it should be all time falling down of this matter, and all this matter go in a black hole. Allora, come, in che senso questa macchina è straordinaria? Un buco nero, abbiamo detto, mangia tutto quello che gli date e non restituisce niente. Ma se mangia tutto quello che gli date e non restituisce niente, perché dovremmo vedere qualcosa? Perché quando la materia cade verso il buco nero, siccome il buco nero ha un campo gravitazionale straordinariamente intenso, si mette a ruotare vorticosamente, strofina contro se stessa e diventa luminosissima. E quindi abbiamo la emissione di grande quantità di luce. La domanda è: quanto costa dare da mangiare a un buco nero? Cioè, se il buco nero fosse il vostro gatto, quanto dovreste comprare di materia all'anno
per mantenerlo luminoso? Beh, diceva la professoressa Bagnicova, intorno a 2 stelle come il sole all'anno. Basterebbero 2 stelle come il sole all'anno per dare da mangiare un buco nero. Direte, poca roba. Peccato che il sole sia 300.000 volte più massiccio della Terra, quindi ci vorrebbero intorno a 1 milione di terre all'anno per dare da mangiare al vostro buco nero. So, and to investigate, I just wanted to say how this picture of the black holes was obtained. To reach this region in the heart of the galaxy who are far away from us, and this region for us really very compact, we need to use really huge telescope. Telescope with a size which is equal to the size of the Earth. And this is so-called Event Horizon Telescope. You can see that this telescope consists of 8 another telescope. It's already built, it's built. And they connect in one net. And this telescope in different altitude. You can see this is in America, in Europe, in Africa. So, and one of the very important telescope which also was used and which we waited for starting of his working, this is Atacama Large Millimeter Array. Allora, la domanda che uno si può porre è: ma come diavolo hanno fatto a fotografare un buco nero, chiaro non il buco nero ma la materia che gli sta cadendo attorno, se questo è da un lato un oggetto estremamente piccolo e dall'altro è in una galassia estremamente lontana, quindi angolarmente è un oggetto minuscolo. Voi sapete che per riuscire a vedere le dimensioni di un oggetto minuscolo ci vuole un obiettivo particolarmente grande. Allora, sarà un telescopio da 1 metro, da 10 metri, da 100 metri? No, non basta. Ci vuole un telescopio grande come tutta la Terra. Ma siccome non esiste un telescopio tale, che cosa hanno fatto gli astronomi? Hanno utilizzato telescopi sparpagliati, radiotelescopi naturalmente, sparpagliati in varie parti del pianeta, osservando lo stesso oggetto per molti anni, ricostruendo l'immagine, hanno in qualche modo ideato un super telescopio, Event Horizon Telescope, un telescopio delle dimensioni apparenti della Terra, quindi capace di vedere una struttura incredibilmente piccola, angolarmente naturalmente, incredibilmente piccola. Just I would like to show this one of the telescope which consists of this Event Horizon Telescope. This is Atacama Large Millimeter Array, which also consists of 66 telescopes. They are located in desert in Chile, and this is really marvelous because now we can use it not only for investigation of such a kind of object but also for another one. Vi ha fatto vedere l'immagine di ALMA, che è un interferometro, cioè uno strumento costituito da varie antenne che si spostano l'una rispetto all'altra per realizzare immagini ad alta risoluzione. Si trova all'altezza di 5.000 metri su un pianoro delle Ande cilene, un luogo straordinario, dove questo strumento, che è il più potente del mondo, è semplicemente uno di quelli che, messi insieme ad altri sparpagliati in ogni parte del mondo, hanno consentito di ottenere questa straordinaria, assolutamente incredibile immagine di un buco nero in una galassia distante, lasciatemelo dire, distante 60 milioni di anni luce da noi. 60 milioni di anni luce da noi vuol dire che quando parte un fotone da lì, bisogna aspettare 60 milioni d'anni prima che arrivi da noi. Molto. What to remark that it was really a huge project. Because you need to organize everything, that all of these telescopes could work together. This is the first. The second, this is really the science of big data. And it was even complicated to transform this through the internet. And here you can see that all hard disks from each telescope were collected in institute finally for reduction. Ecco, è stata un'impresa clamorosa anche dal punto di vista della raccolta e dell'analisi dei dati. Lì avreste visto, se non avesse tolto l'immagine,
i pacchetti di dischi che contengono le informazioni che poi sono state combinate e processate per dare l'immagine finale. È un assoluto capolavoro dal punto di vista della tecnologia scientifica. So what we really to see in this image which I showed before, show later. Here I just decided to put the picture from very famous movie Interstellar, where it was simulated such a kind of gravitationalizing effect, with a creation disk around the black holes. Adesso quello che vi sta facendo vedere sono gli strani comportamenti dello spazio-tempo intorno a un buco nero, prendendo spunto da un famoso film che si chiama Interstellar. Quello che vedrete sono le deformazioni che vi portano a vedere una realtà molto diversa da quella che vi aspettereste, ma che è realtà, perché che cos'è la realtà? È ciò che vedete. From the simulation of such a kind of effect, so you have a black hole, you have a creation disk, and it also depends this picture how oriented the system. If a creation disk, this disk of the matter which go around the black hole, the plane of this disk perpendicular to the line of the sight. In this case, this is exactly the case for this galaxy M87. You will see from to simulate it, you will see such a kind of picture. If you apply the resolution, because we take into account the telescope is not perfect, so he has such a level of resolution, you should see like the picture like this. So this is also simulation, but also taking into account the speciality of the telescope. And this is result, this is observations, and you can see really that this is coincide with each other. Allora, questa è la sequenza di un ragionamento che parte dal modello teorico, l'immagine a sinistra, di un buco nero centrale e di un disco di accrescimento, che viene poi degradata al livello, quella di sinistra è l'immagine perfetta, poi viene degradata alle qualità dello strumento con il quale voi guardate, è l'immagine centrale, e quella di destra è l'immagine che effettivamente è stata raccolta, e come vedete sono assolutamente identiche, il che vuol dire sostanzialmente che non solo hanno fatto tutto bene, ma che il modello è consistente con le osservazioni. Quindi la teoria che sta sotto, se è sbagliata, non è tanto sbagliata. Sicuramente è sbagliata, perché non esiste una teoria giusta, ma vera. Ma è sicuramente soddisfacente per questo tipo di fenomenologia. So, as I understand, you already say that the light which we discover traveling for a long time, this is 55 million years. So, and we always say this astronomers, when we investigate the object, we travel through the time. And maybe you maybe said yes. So, and also just a few words, I understand that my time is already finished. Just a few words I would like to say about Nobel Prize in Physics. This is 2020. To Roger Penrose and Andrea Ghez and Genzel. And I would like to remark, of course, about Penrose, this is for theoretical part of investigation of black holes. And also for observations which tell us and look on the formulation for what this Nobel Prize was given, for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. In center of our galaxy, we also has supermassive black hole, not so huge as an M87, not so massive, but we have. But you can see that even now, and we believe that this is black hole, but the formulation not so high. Allora, queste tre persone sono tre colleghi che hanno preso il premio Nobel per la fisica nel 2020 e tutte e tre si sono occupate di buchi neri. Roger Penrose dal punto di vista teorico
Genzel e la collega americana dal punto di vista osservativo, studiando un buco nero, sto cercando di ricordare, studiando un buco nero che non si trova nella galassia M87 che abbiamo visto prima, ma si trova nella nostra galassia. Anche noi abbiamo un buco nero. Naturalmente noi siamo poveri, abbiamo un buco nero povero, non di 4 miliardi di masse solari. Per fare il buco nero di M87 ci vogliono 4 miliardi di soli ben pressati. Per fare il nostro ce ne vogliono 4 milioni. Cioè siamo mille volte più leggeri, ma comunque questo buco nero è molto più vicino e riesce a farci vedere delle cose strane. So I just want to show you the one of the last picture. This is center of Milky Way, of center of our galaxy, and when they did discover it, and when they continue to discover, this is a gravitational effects due to general relativity with the stars which move near to black hole in the center of our galaxy. And we have some really remarkable things which tell us that this is really the work of general relativity and this is work of black hole. For example, you can see that the star became more red. This is due gravitational redshift. And also the precession of the orbit of the star the same like in the case of Mercury. Allora, questa è l'ultima slide, così ha detto, vediamo se è vero. No, l'ultima è questa. Quindi ha mentito. Vi ha fatto vedere, can you go back? Yes. Questa è l'immagine, composta naturalmente, dell'orbita di una stella attorno al buco nero della Via Lattea. Noi riusciamo addirittura a vedere come le stelle transitano attorno. Ora, prendendo le parole di Elena, se voi prendete la Terra, per esempio, la Terra gira attorno al Sole, quindi non c'è niente di sorprendente che una stella giri attorno a un buco nero massiccio. Se non che il Sole ha una massa più una massa solare e soprattutto un campo gravitazionale molto normale, molto tranquillo. Il buco nero ha un campo gravitazionale talmente intenso che la stella viaggia a velocità folli, soprattutto quando è al pericentro, più vicina al buco nero, a velocità talmente folli che cominciano ad essere interessanti dal punto di vista della relatività, cioè cominciano a mostrare quei fenomeni che la relatività non ci mostra quotidianamente, perché nessuno di noi si muove a 30.000 km al secondo, come si muove invece questa stella. Se noi ci muovessimo a 30.000 km al secondo, avremmo una percezione del mondo molto diversa dall'attuale. Bene, queste poverette, queste povere stelle, che tra l'altro sono povere perché tra poco verranno mangiate dal buco nero, ci danno da un lato la visione di quella che è la relatività ristretta e generale, dall'altro ci dimostrano che la teoria è giusta. Okay, I would like to show the last slide, where you can see a masterpiece of art. I think you agree with this. This is masterpiece of science. Of course, you can see that this picture, of course, on the left is better than the right. But why I put that this is masterpiece of the science? Because this is really the high level of theory, of technology, of engineering, of building, and so on, and I can continue the observation. So, and if we think that we already understand everything, it's not right. We will continue, and believe me that you could see in the steps which I showed, that we again will meet some new problems, like with Mercury, you know, and such one, and we again continue to try to find the answer. Questa è l'ultima davvero, dove si vede la Gioconda, da un lato un capolavoro dell'arte e dall'altro l'immagine del buco nero di M87, secondo la professoressa Banikova ancora un capolavoro del genio umano ottenuto mettendo insieme arte, scienza, tecnologia, tutto quello che voi volete, e che dà la dimostrazione di come siamo arrivati, qual è il punto di arrivo dell'uomo, ma è un punto di arrivo nel senso che adesso sappiamo tutto, adesso è tutto chiaro, manco per sogno, è un passo verso una conoscenza che non raggiungeremo mai, ma è un passo che migliora il sapere precedente e ci prepara al sapere futuro.
Grazie molto. Sorry that I can't talk in Italian. I can't say much more, but this is reality. Thank you very much. Okay.